Si parte dall'osservazione che i comuni in Trentino sono troppi, circa 200 attualmente, a fronte dei 120 dell'Alto Adige, ma se guardiamo in giro per il mondo vediamo che in realtà i comuni in Italia non sono molti, sono circa 8.000, in Francia sono più di 22.000. Se guardiamo la Baviera, che ha avuto un processo di fusione dei comuni negli anni 80, negli anni 80 nella Germania occidentale c'erano 20.000 comuni, sono sempre 8.000, ma anche attualmente in Baviera il 25% dei comuni è sotto i 500 abitanti. Se guardiamo poi l'Austria, che ha il 10% della popolazione italiana, è un po' di più, il 15% della popolazione italiana, vediamo che i comuni sono circa 2.500. Perché, e quindi perché ci sono molti comuni o i comuni non sono uguali nei diversi paesi? Per una ragione molto semplice, perché il comune rappresenta un momento di aggregazione elementare di una comunità, e questo momento di aggregazione elementare, che è essenziale per tutta una serie di servizi, ma soprattutto per formare l'identità della comunità, ha a che fare sia con la popolazione, ma ha a che fare anche col territorio e ha a che fare anche con le specificità culturali di ciascuna comunità. Ed è per questo che nelle zone di montagna tendenzialmente ci sono comuni di dimensioni più piccole, ed è per questo che l'evoluzione dei comuni, quando ci sono state fusioni negli altri stati, hanno riguardato in maggioranza le cinture urbane piuttosto che le piccole comunità sparse. E allora, se questo è il quadro generale, per cui non c'è un numero ideale di comuni né un numero di abitanti ideali, proprio perché ci sono diverse componenti che concorrono a formare quello che è come dire, il modello ideale di comune, e questi possono essere diversi nelle diverse zone. E ci sono tre aspetti che sono importanti: l'aspetto economico, l'aspetto sociale e l'aspetto organizzativo. Allora, per quanto riguarda l'aspetto economico, c'è un problema di servizi e un problema di costi che vengono svolti dall'attività comunale. E normalmente si dice che più un comune diventa grande, meno costa. Questo non è vero in assoluto. Se noi guardiamo i dati del Trentino, se utilizzassimo questo criterio, non dovremmo cercare di fondere i comuni piccoli, ma dovremmo suddividere Trento e Rovereto in molti comuni. Se guardiamo io anche il numero di dipendenti per abitante, vediamo che non è necessariamente vero che nei comuni piccoli ci sono più dipendenti che nei comuni grandi. Due esempi recenti per dare un'idea: si è fuso recentemente il comune della Predaia, che erano quattro comuni, è arrivato a circa gli abitanti di Cresci, la somma dei dipendenti dei quattro comuni era 7 persone in meno di quelle di Cresci. Il comune di Sella, delle giudicarie, che va alla fusione, al referendum, come voi, la prossima domenica, e che anche lì sono quattro comuni, Bondo, Breduto, Roncone e Varlaro, arrivano a una popolazione che è poco meno di quella di Tione. Tione ha 10 dipendenti in più di quelli dei quattro comuni messi insieme. Allora, dal punto di vista economico, non necessariamente essere piccoli vuol dire non essere efficienti. Ci sono dei casi in cui alcuni servizi possono essere svolti in maniera più efficace
aumentando il numero, ma a volte questo porta a una perdita di capacità di adattamento a quelle che sono le situazioni locali, e di solito vale la regola che quando siamo in presenza di situazioni uniformi contano le economie di scala, cioè aumentando le dimensioni aumenta l'efficienza. Quando non c'è l'uniformità, questo non è più vero e contano molto di più le economie, la multifunzionalità, cioè la capacità di svolgere più funzioni contemporaneamente. E a livello complessivo generale, sì, se la globalizzazione ha una direzione obbligata, neanche questo, e quindi porta necessariamente a maggiori dimensioni, maggiore uniformità, neanche questo è vero in assoluto. La globalizzazione è un movimento che ha una sua importanza in questo momento, ma sappiamo che nessuna tendenza dura all'infinito, e quindi anche questa si può modificare, dovrà essere modificata, perché accanto agli aspetti positivi ce ne sono altri di negativi. Ci sono solo due grandi forze che a livello complessivo hanno interesse ad avere tutto sempre più grande e sempre più uniforme, e queste due grandi forze sono sostanzialmente il grande capitale finanziario e la burocrazia, e al di fuori di queste due grandi forze tutto il resto dovrebbe essere, no, ha interesse ad essere alimentato in funzione delle esigenze delle persone piuttosto che delle esigenze dell'uniformità. Se guardiamo sempre l'esperienza estera, dove i movimenti per la fusione del consumo, almeno a livello europeo, quindi non a livello della Germania, dell'Austria, della Francia e del Belgio, risalgono a una ventina di anni fa, vediamo che dopo un grande momento di entusiasmo, in molti casi si è tornati indietro. E si è tornati indietro non solo per i problemi connessi con gli aspetti economici, cioè per problemi connessi al fatto che in realtà molte volte i risparmi previsti non ci sono stati. Ad esempio, uno dei risparmi che viene di solito sbandierato è quello relativo al risparmio che è relativo agli amministratori, quindi non si paga, c'è un numero minore di amministratori, un sindaco invece di due, un po' di assessori in meno, un po' di consiglieri in meno. Ecco, questi risparmi sono risparmi sostanzialmente apparenti, perché pesano poco sul bilancio complessivo del comune e portano a una perdita di controllo da parte della popolazione locale che è più che proporzionale. Non solo, ma in molti casi questi risparmi sono residuali dal fatto che, aumentando le dimensioni del comune, aumenta il numero di dirigenti o il segretario comunale passa di classe, e il costo del passaggio di classe del segretario comunale costa di più che non i risparmi dovuti alla riduzione degli amministratori, o anche il costo di un dirigente è superiore a questo importo. Allora, dal punto di vista economico, la situazione va valutata caso per caso, sapendo che non c'è niente di ineluttabile, che ci possono essere molte soluzioni. C'è anche la soluzione delle gestioni associate, e la soluzione delle gestioni associate non è una soluzione così complicata, perché per molte gestioni associate, con una convenzione con dei vicini a costo praticamente zero, si può tranquillamente mettere in piedi. Nel comune di Golassa, dove io ero sindaco, io ho messo in piedi convenzione associate per la
ragioneria con un comune, per l'ufficio tecnico con un altro comune, per i tributi con altri due comuni e per il segretario con un quarto, e tutto funziona in maniera tranquilla, senza grandi problemi. Il secondo aspetto che è da considerare è l'aspetto sociale. Sembra così difficile, ma in tutte le esperienze di fusione che ci sono state, si è ridotto di molto la partecipazione alla vita pubblica, anche con una riduzione della partecipazione alle associazioni. Il numero delle associazioni che sono rimaste dopo un periodo di 7-10 anni, in Belgio è stato di circa il 40%, e in Baviera del 60%, quindi qui con una riduzione del 40%. Perché? Perché la non presenza del comune porta a una minor capacità di identificazione e una maggior difficoltà nella gestione collettiva di quelli che sono i beni comuni, quali possono essere tutte le attività che le associazioni di volontariato perseguono. No. E infine c'è, dicevo, un aspetto organizzativo. L'aspetto organizzativo è chiaro che richiede, appare più semplice gestire, organizzare la gestione di un unico comune che non organizzare la gestione di 2, 3, 4 comuni attraverso le gestioni associate. Ma anche questo appare più semplice in apparenza, perché poi dal punto di vista pratico, come dimostrano diverse esperienze, non sempre così. A volte può essere addirittura più semplice passare attraverso le gestioni associate. Le esperienze al di là delle esperienze estere, in Trentino le esperienze di fusione dei comuni sono finora abbastanza poche, cioè c'è l'esperienza della Val di Ledro e l'esperienza delle Terme di Comano, quello in cui ci sia una sufficiente storia per poter valutare i pro e i contro, anzi anche queste sono forse troppo recenti per poter valutare seriamente i vantaggi e gli svantaggi. Come era logico aspettarsi, anche qui, dopo periodi di entusiasmo iniziale, alcuni punti problematici sono venuti alla luce, sono stati discussi come sempre, perché non c'è niente che risolva tutti i problemi, evidentemente. E non c'è neanche la prova contraria, se non ci fosse stata la fusione, come sarebbe la situazione. Ma io credo che non sempre tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. In particolare, il fatto che venga definito un contributo perché le fusioni vengano fatte, si giustifica sicuramente perché nel periodo di transizione aumentano i costi, perché dover riorganizzare l'attività amministrativa comporta costi ulteriori, ma significa anche che le modalità di gestione in quanto tali non siano così sicuramente vantaggiose, perché se fossero sicuramente vantaggiose si potrebbero fare dei progetti, dei business plan e confrontare fra loro le diverse ipotesi, e credo che a fronte di un evidente vantaggio non sarebbe necessario nient'altro, perché la maggior parte delle persone in grado di capire se il vantaggio c'è, di capire dove conviene andare. Allora, io credo che il punto principale sulla cui base definire una fusione sia l'avere un progetto che sia credibile
esaustivo, cioè che comprenda tutti gli aspetti e che possa durare nel tempo. E questo progetto dovrebbe essere valutato non tanto l'idea della fusione in sé, ma quanto se, confrontando la situazione attuale con quella prospettata dal progetto, si hanno degli effettivi vantaggi. Ecco, io credo che questo dovrebbe essere il problema in cui si viene a decidere, tenendo presente evidentemente che non è che aumentando le dimensioni di un po' si risolvono i problemi, perché tra i 1800 abitanti di Cembra e circa i 500 di Lisignano, anche se si arriva a 2300 abitanti, la situazione non è molto diversa da quella precedente in termini assoluti. Allora, io credo che in questo, dico anche all'amico Casuale, il problema del Trentino non sia quello di arrivare alla fusione per dimostrare che si fa qualcosa, perché il problema è quello di avere dei modelli organizzativi che consentono di rispettare l'identità delle piccole comunità, perché solo in questo modo si salvaguardia effettivamente l'autonomia. Pensare che ad aumentare le dimensioni si salvaguardi l'autonomia significa semplicemente dire tra un po' di sarebbe conveniente a quel punto fare un unico comune a livello provinciale. Ma credo che questo non sia l'obiettivo di nessuno. Ecco, allora credo questo, che ognuno deve valutare questi tre aspetti, gli aspetti economici, gli aspetti sociali e gli aspetti organizzativi, valutare in che misura all'interno del progetto di fusione prevalgono gli aspetti positivi rispetto agli aspetti negativi, tenere presente che non c'è niente che sia ineluttabile. Io credo che ci sono movimenti, direzioni che il nostro sistema socio-economico assume, ma niente di questo dura per sempre nel tempo, e credo anche che sia proprio nei momenti di difficoltà che è possibile individuare strade più opportune per superare le difficoltà stesse, senza ritenere che soluzioni uguali per tutti abbiano la stessa efficacia in ciascun posto. Sicuramente la fusione dei comuni risolve in prima battuta alcuni problemi, ma ne crea di ulteriori. Sicuramente se guardiamo nella misura in cui accentra, per quanto il potere del comune sia ridotto, accentra il potere, e sappiamo che dove più il potere è centrato e più è distante dal luogo in cui si esercita, più meno risponde alle effettive esigenze locali. Ecco, credo che allora valutare in funzione del progetto questi aspetti sia quello che si deve fare. Io non ho molto altro da aggiungere in questa fase introduttiva, perché ormai, siccome vengo ingaggiato normalmente, perché tutte le riunioni sono dei favorevoli alla fusione, e allora per condurre riunioni dei quelli non favorevoli o dei dubbiosi ingaggiano me, e ormai è la decima riunione che faccio in giro per il Trentino, quindi sono arrivato alla conclusione che sia opportuno essere molto sintetici. Dopo 10 anch'io imparo strada facendo, che conviene essere molto sintetici e poi anche in termini di numeri o di dati rispondere alle eventuali domande che vengono da voi, che siete i diretti interessati e quelli che devono approfondire più di me il tema. Grazie.